Ciao popolo blu cerchiato, è finito il calciomercato. Ve lo dico con una rima, anche se tutto come prima, il pensiero non è solo mio, urliamo tutti insieme. Tiriamo un attimo le somme di questo calciomercato pazzo. Il 5 di ottobre finisce il calciomercato estivo. Diciamo che va bene. È stato un po' deludente come calciomercato, perché riguardo le cessioni che abbiamo fatto, sì, sono arrivati degli acquisti interessanti. Ma secondo me non sono andati a colmare i problemi veri della squadra. Partiamo con ordine. Le cessioni sono state, diciamo, quelle più importanti, sono state quelle di Chabot. Mi ha spiazzato perché, secondo me, tra i difensori l'anno scorso è quello che ha fatto meno danni. Ha giocato benissimo col Milan, ha fatto gol con il Parma, non è mai stato un fenomeno che scattava, portava in avanti la squadra, però se lo faceva. Cappelle non mi sembra di ricordarne. Avrei tenuto, va bene che c'è quell'offerta di riscatto e controriscatto da parte nostra, però un addio anche così prematuro lo vedo poco sensato. Mi dispiace perché secondo me con un allenatore come Ranieri sarebbe potuto crescere parecchio. De Paoli, anche quello è stato molto deludente perché ha fatto una stagione, una plusvalenza minima, appena 2 milioni di plusvalenza, forse neanche. Mi trovo a dover fare come Verre, che dicevo, lo guardavo giocare e dicevo, però devo sperare che l'altra squadra non lo voglia riscattare. Preferisco mille volte De Paoli a Berezinski sulla fascia destra come terzino, riadattato perché De Paoli può giocare anche da esterno, da terzino. Ranieri l'ha un po' adattato come voleva, De Paoli anche lui non ha mai fatto dei partitoni, però il suo perlomeno ce lo metteva in campo. Poi, beh, si sa, Linetti, l'ho già detto in un altro video, mi ha deluso molto il comportamento di Linetti, perché rispetto a tanti altri Linetti era quello destinato a diventare capitano. Un capitano non si comporta così. Perché il nostro capitano quest'anno ha fatto vedere come ci si comporta da capitano, si è ridotto l'ingaggio. Linetti voleva andare a guadagnare di più, va bene, è andato a guadagnare di più. Mi dispiace, perché logicamente mi dispiace perdere un giocatore come Linetti, soprattutto a una cifra ridicola come 9 milioni. Poi mi devo vedere Adama Traoré, che per carità è un buon giocatore, ma quanto 40 milioni a Manchester United? Adesso, piccola parentesi, cosa ha dimostrato Adama Traoré in Serie A? Ha fatto qualcosina, è giovane, wow, un talento, ma poi concretamente. Papa e Ciccia, cosa ha dimostrato? Ha fatto qualche gol, ma niente di più. 40 milioni. Muru, uguale, anche lui al Torino. Quest'anno il Torino ha voluto fare cassa solo in casa sua. Penso che Giampaolo abbia perso la stima di tantissimi, tantissimi tifosi sampdoriani. È stata una cessione abbastanza improvvisa. Muru è venuto da due buone stagioni. L'anno scorso una stagione molto deludente. Purtroppo anche lui ha subito molto cambio allenatore da Giampaolo a Di Francesco. E poi con Ranieri non è riuscito a trovare la giusta quadra, che invece si è vista con Augello. C'è stata la cessione, ma quella era quasi evidente, di Caprari, perché si era ormai rotto il legame tra Caprari e lo spogliatoio, e tra Caprari e anche i tifosi. L'errore grande è stato darlo a una diretta concorrente, ma soprattutto un prestito con diritto di riscatto legato alla salvezza. Dobbiamo salvarci noi, dobbiamo sperare che si salvino loro. La cessione che mi fa più incazzare, e qui vi assicuro che ieri sera io ero fuori dalle grazie di Dio, è quella di Bonazzoli. Da quando seguo a calcio non ho mai visto in nazionale un giocatore forte della Samp come perno. Io vorrei una volta nella vita vedermi uno della Samp in nazionale che decide una partita. E vedere sui giornali, che sono tutti Milan, Juve, Inter, Roma e Lazio, fare per una volta i complimenti a una squadra come la Samp. Brilla l'esterno della Samp. Abbiamo vinto grazie all'attaccante della Samp. Se noi continuiamo a dar via gli italiani giovani, forti, promettenti, siamo degli idioti. Perché questo è sintomo di una società ridicola. A inizio calciomercato c'era l'Inter che voleva Bonazzoli 10 milioni, c'era la Fiorentina e c'era anche il Torino. No. Va bene, hai rinnovato, ma io sono solo contento fino al 2025. Wow! Poi lo dai via l'ultimo giorno di mercato! Allora sei deficiente! Allora sei deficiente! Dillo, sono deficiente, lo so! L'alternativa qual era? Llorente, che era anche indeciso oltretutto. Poi sostituire un ragazzo che viene da un ottimo fine di stagione, grazie a un allenatore che ha avuto il coraggio di lanciarlo. Per andare da uno che l'ha sempre lasciato in panchina, e adesso voglio vedere quanto lo lascerà in panchina, per prendere uno di 35 anni che è stato mezzo infortunato per un anno, che poi alla fine non è neanche venuto, non è neanche venuto, quindi adesso in attacco avremo quattro giocatori: Quagliarella, Gabbiadini, Keita, va bene, adesso vogliamo anche degli acquisti, e Lagumina. Abbiamo rinforzato il centrocampo, abbiamo distrutto, cioè la difesa già era un problema secondo me, siamo andati anche a gravare sull'attacco. Passiamo agli acquisti. Di spessore abbiamo preso tre giocatori. Abbiamo preso Keita,
che secondo me è un ottimo attaccante, sono convinto che farà benissimo alla Samp. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vederlo in coppia con Bonazzoli. Non si potrà avverare questa mia fantasia. Ci sono gli acquisti di Adrien Silva e Candreva, giocatori un po' avanti con l'età, ma comunque di grande esperienza. Candreva abbiamo visto nelle prime due partite, ha fatto qualcosa di pazzesco, un assist, è andato vicinissimo anche a un gol, quindi sono convinto che il centrocampo si sia rinforzato. Gli ultimi giorni di calciomercato sembrava che la preoccupazione principale fosse il secondo portiere, perché, oddio, siamo senza secondo portiere. Allora, perché siamo andati a dare via Falcone? Che è dimostrato di essere un discreto secondo portiere. C'erano comunque anche Avogadri e Ravaglia. Il secondo portiere era la priorità. Va bene, ma non ne capisco il senso, anche perché Udero non è di quei portieri che si è fatto male. L'anno scorso ha giocato tutte le partite, meno le ultime 2-3, perché si voleva provare Falcone. Si è visto che è un buon secondo, tieniti Falcone. Invece no, è andato a Cosenza, prima partita con Cosenza, Coppa Italia contro l'Alessandria, ai rigori, ne ha parati 3. Non sono molto soddisfatto di questo calciomercato, però, c'è la questione Asamoah. Qualora arrivasse Asamoah, con il quale ci sono già i contatti e sembra ci sia una buona strada un po' spianata, allora il mio giudizio personale da 5 passerebbe a 6, diciamo. Sarebbe un discreto calciomercato. Sono sincero, non ci fosse stata la cessione di Bonazzoli, avrei detto anche 7, ma perché? Perché un ragazzo cresciuto nelle giovanili dell'Inter, che poi l'abbiamo portato da noi, l'abbiamo fatto crescere anche un po' da noi, l'abbiamo fatto girare in prestito, gli abbiamo dato una possibilità, l'ha sfruttata bene, perché va bene, non sarà un campione con i piedi. Però la grinta l'ha sempre messa in campo. Il primo gol col Benevento, va bene, ha fatto Quagliarella, però il 90% del gol, il 99% del gol è grazie a Bonazzoli, perché lui che è andato a pressare, a recuperare palla e a regalare il gol a Quagliarella, perché gliel'ha messa davanti alla porta vuota. Neanche Gagliardini avrebbe sbagliato, ragazzi, nessuno, neanche Makeda. Speriamo che arrivi Asamoah, speriamo che comunque Ranieri con questa squadra riesca a farla girare bene. Io sono convinto che comunque riusciremo, non dico ad andare nella parte sinistra della classifica, però quantomeno ad avvicinarci, dico che quest'anno almeno un 12° posto lo possiamo fare. Penso che ci sarà una salvezza più tranquilla dell'anno precedente. Iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo alla prossima. Ciao popolo blu cerchiato!